In questo video tutorial vediamo un'altra pagina del mio album che puoi utilizzare come biglietto di Natale. Io sono Monica e ti do il benvenuto nella mia casetta Tiffany, dove condivido spunti e idee creative nel mondo della carta. Su un cartoncino bianco di 16x14,5 cm ho fatto una cordonatura a 1,5 cm sul lato più lungo. Se usi questa pagina come biglietto, puoi tagliare direttamente il cartoncino 14x14,5 cm e saltare questa parte. Ho inserito il cartoncino in questa fustella, ottenendo così tutte le scritte natalizie in rilievo. Con la fustella Christmas Charms di Moda Scrap ho ritagliato le varie parti per comporre i bastoncini di zucchero o candy cane e li ho poi incollati al cartoncino bianco con del biadesivo spessorato. Ho preparato un fiocchetto rosso di tessuto fermandolo al centro con un bottoncino e l'ho poi incollato sopra il punto di incontro dei due bastoncini. Ho applicato del nastro di cotone a zigzag sui lati della pagina a circa 1,5 cm dal bordo. Non ci resta che ritagliare il nastrino in eccesso e la nostra paginetta è così finita. Se vuoi realizzare un biglietto di Natale, puoi incollare questa pagina su un cartoncino rosso di 15x15 cm. Io l'ho usata per creare una pagina del mio album di Natale. Se vuoi vedere come ho decorato la copertina e la prima pagina del mini album, ti rimando a due video che ti linko in descrizione. Scrivimi nei commenti se ti è piaciuto questo progetto e ricordati di lasciare un like e di condividere. Iscriviti al canale per non perdere le prossime idee creative. Ciao!